prenderglielo in quel posto alla signora in banca. Come? La cambiale sociale. Allora, voi non avete idea di quanto renda fare il banchiere. Allora, nel momento attuale esistono in circolazione in Italia circa 120 miliardi di euro in moneta M1. La moneta M1 è la moneta euro in carta o in... e circa 8 miliardi di euro invece sono in conio, cioè in moneta metallica. Allora, nello specifico, diciamo che più o meno in questo momento, fra tutte le varie forme di moneta che esistono, di titoli di vario genere, ci sono circa 600 miliardi di euro che circolano. Questi 600 miliardi di euro, diciamo, poi producono un reddito lordo, un prodotto interno lordo di circa 1500-1600 miliardi di euro. Quindi vuol dire, diciamo, di quelli ufficiali, ma poi ce ne sono circa altri 300, più o meno, non è quantificabile, attorno ai 300 miliardi di nero. E questo vuol dire che 600 miliardi di liquido producono in un anno circa 3 volte il prodotto loro, la quantità loro. La emissione, quindi, se fosse fatta tutta in un anno, il che non è perché i titoli durano tantissimi anni, 30 anni anche più addirittura, il problema è quindi che è difficile quantificare anno per anno quanto viene emesso o meno. Queste cifre, fra l'altro, non sono neanche più disponibili, perché fino a che le emetteva la Banca d'Italia si sapeva esattamente, o quantomeno dicevano delle cifre esatte, poi se era vero o meno non lo sa nessuno. Ma la Banca Centrale Europea non ci dice un cazzo di niente, scusate l'espressione, cioè veramente noi siamo nelle mani di Dio, nel senso che non sappiamo nulla di niente. Addirittura il numero di cifra che uno pensa che sulle monete, sulle banconote di euro che trova siano il numero di serie, il numero di matricola di serie della moneta, in realtà significano tutt'altro, la provenienza, quindi cioè significa l'anno di emissione addirittura e il luogo di emissione. Quindi allora, come abbiamo pensato di fare? Allora, noi abbiamo... La cifra che dicevi del circolante rispetto al prodotto in Europa o in Italia? In Italia, in Italia, in Italia. In Italia. Poi si è saltata la banca europea. Allora, oddio, ho perso il filo. Scusa. No, sono arrivato. Stavo arrivando alla... Stavo dicendo la proposta appunto vostra. Ah, la proposta nostra. Dunque, noi allora in questo sistema quindi siamo proprio schiavi, nel senso che non abbiamo più controllo di niente. Quando è che un uomo diventa schiavo? Quando non ha controllo della sua realtà, non ha il controllo della sua diciamo decisione, no? Io posso essere pure povero, ma poi però decido di andare, che ne so, a piedi a fare il bagno e ci vado, quindi sono un uomo libero. In realtà invece noi non possiamo più neanche fare questo, cioè non possiamo più decidere niente, ma soprattutto non possiamo decidere quello che è lo strumento base di qualunque società strutturata come la nostra. Cioè, non avendo la possibilità di controllare e di gestire la moneta, noi siamo schiavi, anche non direttamente, non ha importanza, intanto che fino al 2002 avevamo la possibilità più o meno recondita, non ha importanza, ma comunque avevamo la possibilità attraverso i nostri rappresentanti politici di poter interferire o comunque in qualche modo determinare le decisioni per quanto riguardava il settore monetario. Oggi non lo possiamo più fare, addirittura non abbiamo più neanche la possibilità di sapere quanta di questa moneta viene data a noi, quanta viene prodotta, quanta ne viene emessa. E questo è pericolosissimo. E questo è pericolosissimo per mille cose, non entriamo nel dettaglio perché siamo... Parliamo di questo perché sennò siamo qui 30 anni. Allora, quindi noi siamo
mani di questi signori che ci dicono che ci danno il necessario per sopravvivere, il che non è vero, perché come ho detto già anche l'altra volta, noi abbiamo i negozi, i magazzini, gli piazzali, le strutture, i silos e quant'altro stracolmi di roba invenduta, roba che va in obsolescenza, fra l'altro, in un sistema tecnologico come quello attuale, un computer che tu lo stocchi e non lo rendi per 4 mesi, lo butti via, perché non lo compra più nessuno, perché nel frattempo sono uscite tre serie nuove, lo stesso vale per il televisore a plasma, per le automobili, per qualunque cosa. Senza parlare dei prodotti alimentari. I prodotti alimentari hanno la loro scadenza, diciamo, tradizionale, ma però addirittura quello più grave è proprio il lavoro, prodotto tecnologico, perché il prodotto la produzione industriale soprattutto, oltretutto. Ma parlando da consumatori, come siamo abituati ormai e educati a pensare, il che è veramente drammatico, essere racchiusi in un sistema mentale del genere, ma è una cosa che ci rende succubi nella maniera più annichilente possibile, scusate il termine, mi sembra che può andare bene anche di bene. Allora, noi che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo uscire dal sistema perverso di controllo delle banche. Come si può fare? Sembra banale, ma è semplicissimo. Bisogna conoscere le cose. Se uno non conosce le cose, non sa dare risposte. Io l'ho detto, non so, vi parlavo ieri. Chi è il nostro particolare mostro, il nostro particolare incubo? Che cosa è? È l'ignoto per tutti. Uno è ferrato in una materia, uno è ferrato in un'altra, non esiste persona che è onnisciente, no? C'è qualcuno che sa una cosa e su quella cosa può andare a rischiare, può mettersi in gioco, può controllare il gioco. Altri che invece conoscono altre cose, ma la cosa che ci terrorizza tutti appunto è andare a entrare in gioco in un gioco che non conosciamo. Ed è quello che per la maggior parte oggi rende, che la maggior parte, per la maggior parte questa cosa rende succubi le persone di questo sistema. Ma non è casuale, cioè questo è un sistema indotto, cioè noi siamo condotti ad essere assolutamente succubi e schiavi No, c'era un'altra parola. Condizionati. Dipendenti da questo sistema, perché così non possiamo fare le pizze, non possiamo recalcitrare, non possiamo reclamare, non possiamo protestare, non possiamo fermare il sistema e dire io scendo. E questo è il problema. Allora bisogna trovare un sistema appunto in cui non si debba scendere, ma semplicemente si fa girare il sistema in un altro verso, in modo che noi lo controlliamo. Mentre parlavo, mi sono venuti tre o quattro flash in mente, ma tutti molto belli, ma che andranno, magari poi ne parliamo. Adesso invece andiamo avanti e quindi va detto che il problema nasce dal fatto che tutto, oramai tutto, rispetto a 20, 30, 50 anni fa, viene formalizzato attraverso una forma di fiscalizzazione che controlla tutto, il che è in un senso buono, se fosse sotto un certo paradigma, ed è invece assolutamente deleterio in questo sistema. Faccio un'altra piccola digressione. Io ho denunciato qualche tempo fa